molto ambizioso, molto importante di Federmeccanica, che come lei sa si pose l'obiettivo attraverso una serie di azioni di avvicinare questi due mondi, no? Di rafforzare almeno il collegamento tra scuola e mondo del lavoro. Ma il mio ruolo è stato quello di cercare di coordinare le scuole che erano state individuate da Federmeccanica, da Skillab in particolare, e quindi mettere insieme le forze, le idee, le opinioni dei colleghi che hanno partecipato a questo progetto. Chiaramente le difficoltà ci sono state perché cercare di coordinare colleghi di altre scuole, colleghi che magari non conosci, realtà differenti, situazioni particolari, non è stato facile. Spero di aver ottemperato questo ruolo, di aver cercato di risolvere alcune criticità. Sicuramente ci possono essere situazioni che vanno riviste, che vanno così riguardate per poter migliorare in seguito quella che può essere la figura sia del coordinatore e ovviamente quello che sono i ruoli poi delle scuole in questo progetto. Mi pare che uno degli aspetti di valore che si è emerso è quello legato alla relazione tra scuola e azienda. Che cosa mi dice a questo proposito? Scuola e azienda, la relazione diventa sempre un momento estremamente particolare, soprattutto per la scuola, soprattutto oggi quando le aziende hanno necessità di portarsi in casa degli studenti, dei diplomati con delle competenze, anzi a volte richiedono delle conoscenze particolari. Credo che questo progetto sicuramente abbia permesso di integrare maggiormente quelle che possono essere delle conoscenze, dei rapporti tra le scuole e le aziende, anche se magari un po' in piccolo, perché nel nostro gruppo abbiamo lavorato con dei numeri non eccessivi, però credo che sia stato un momento importante di partenza. Siamo partiti e da qui possiamo sicuramente crescere, quindi è stato qualcosa di estremamente positivo.